Per i non osimani volevo ricordarvi che c'è un antico detto che dice Osimo caput mundi, Osimo capitale del mondo, e il che è tutto dire. All'interno di questa capitale del mondo c'è un complesso bandistico che ultimamente ha rinnovato moltissimo il suo parco musicale e dalle antiche arie, dalle antiche opere che si portavano in scena e che si faceva ascoltare al popolo che in questo modo riusciva a conoscere la musica che andava per la maggiore in quei tempi, siamo passati, ovviamente dico, ad ascoltare anche brani molto più commerciali e musicali. A questo punto volevo soltanto ricordarvi ancora una volta che il concerto di questa sera sarà di una bellezza iperbolica e quindi a questo punto voglio invitare qui sul palcoscenico il corpo bandistico Città di Osimo. Applauso. Composto da 40 elementi, tutti giovanissimi, ma che hanno alle loro spalle anni e anni di musica, perché tenete presente che alcuni di loro stanno per andare in pensione con la banda, perché probabilmente qualcuno suona nel complesso da oltre 40 anni, quindi magari sono arrivati a quota 100, il prossimo anno ci lasceranno e lasceranno il posto alle nuove leve che invito ad avvicinarsi alla musica attraverso la conoscenza di questi strumenti a fiato che questa sera sentiremo squillare ed echeggiare all'interno del nostro meraviglioso teatro. Il complesso bandistico Città di Osimo questa sera eseguirà brani moderni e c'è un bimbo che dice mamma, ma perché è stupefatto dalla bellezza di questi nostri ragazzi. Allora iniziamo subito con un brano famosissimo, anche perché con questo vogliamo ricordare i 100 anni della nascita del compositore. Si tratta di Leonard Bernstein, che negli anni 50 compose una bellissima opera musicale che si intitola West Side Story. Poi ascolteremo un medley dei brani più famosi di un complesso che è andato per la maggiore e che tuttora ancora nei concerti che tiene in tutto il mondo fa il tutto esaurito. Si tratta dei Santana. E Santana, Carlos Santana, è stato uno dei chitarristi e lo è tuttora, uno dei chitarristi più famosi, più bravi e più imitati al mondo. Poi concluderemo con, e non potevano mancare i ragazzi di Liverpool, un concerto, un medley dei brani dei Beatles. Dopodiché, e qui vi invito ad ascoltare bene e magari partecipare attivamente all'ultimo brano che si intitola Gonna Fly Now. Non vi dico di cosa si tratta perché ve ne renderete conto ovviamente da soli. Bene, un applauso va soprattutto, fatemi dire per chi e per cosa, un applauso va al maestro Emiliano Bastari che ha curato l'arrangiamento di questi brani. Il maestro Bastari, eccolo là, è lui. Posso assicurarvi questo applauso sulla fiducia e poi ovviamente il vostro applauso al termine sarà raddoppiato. Vogliamo ringraziare ancora per la ripresa che ci stanno facendo Osimo Web nelle persone di Riccardo Pomi e Lino Totaro che sono qui. Ascoltate ora, and ladies and gentlemen, il maestro Marco Guarnieri. Thank you.
Thank you.
Coraggio, coraggio, senza paura. E volevo parafrasare il grande Rocky Balboa al termine, dopo aver distrutto il suo avversario Apollo Creed, quando urla Adriana. Volevo abbinare questa cosa alla giornata particolare che si sta svolgendo oggi in tutta Italia. Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne e all'interno di questo complesso bandistico ci sono 5 meravigliose ragazze. Sedetevi uomini, voi ragazze rimanete in piedi. Un applauso per loro, che rappresentano il gentil sesso che noi uomini dovremmo aggredire soltanto con i baci, non con le botte, quindi dovremmo dichiarare loro il nostro profondissimo amore, perché fondamentalmente sono loro che ci sostengono. La famosissima frase che dice dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, secondo me non è giusta, perché dietro ad un grande uomo c'è sempre una grandissima donna e c'è una differenza di fondo sostanziale. Complimenti ancora una volta, applauso.